Benissimo, facciamo come in Scratch, proviamo a modificare il nostro codice in LibreLogo, in LibreOffice, per andare a disegnare una figura geometrica complessa, simile a quella che abbiamo fatto prima appunto in Scratch. Allora, anche qui aggiungiamo dei comandi. Allora, partiamo già con il show turtle, per far apparire la tartaruga, e un hide turtle alla fine per nasconderla. Allora, vediamo la figura geometrica complessa. Abbiamo utilizzato prima un repeat 36 volte, quindi repeat spazio 36 spazio, e apriamo la parentesi quadra. Quindi andiamo capo. Qui do i miei quattro spazi, come dicevo prima, solo per una questione di lettura. 1, 2, 3, 4. Vado a capo. 1, 2, 3, 4. Come prima in Scratch dovremo dargli l'angolo, poi una volta che ha disegnato la figura, gli diamo un ulteriore angolo di rotazione che prima gli avevamo detto gira a sinistra di 10 gradi. Quindi spazio e chiudo la nostra ripetizione. Diminuiamo lo zoom. Vediamo cosa succede. Ecco qui, vedete che come prima ci ha disegnato una figura partendo da un esagono e su rotazione. LibreLogo possiamo lavorare anche qui con i colori, però facciamo una cosa diversa rispetto a Scratch. Cancello. Mi metto qui, allora aggiungo qui all'inizio, facciamo una cosa di questo tipo, scrivo pen color e nelle due virgolette scrivo un comando, un colore in inglese, ad esempio green, quindi vado a capo e scrivo fill color, sempre tra le due virgolette, e scrivo in questo caso blu. Pen color sarà il colore della linea, fill color sarà il colore di riempimento e vedremo cosa succederà. Vado avanti e subito prima di pen up inserisco una riga e scrivo il comando fill, che sarà il comando che darà il riempimento. Vedremo che riempirà sostanzialmente le parti sovrapposte. Lanciamo il tutto e vediamo cosa succede. Vedete che mi sta usando il colore a questo punto della penna verde. Aspettiamo il completamento e quindi ecco che ci fa, vedete, il riempimento blu che abbiamo dato e ha colorato sostanzialmente le parti interne, le parti sovrapposte, scusate, dei vari. Vedete che posso prendere, questa è una cosa bellissima del logo, è che io posso prendere questa figura, ad esempio la copio o la taglio lo stesso, vado in un nuovo foglio di LibreOffice e la rincollo ed è un disegno che io posso ridimensionare, farne quello che voglio. Vedete, cosa molto carina questa cosa. Torniamo sul nostro foglio, proviamo a cambiare il codice, lo portiamo a figura, disegniamo questa volta come prima un quadrato, angolo 90, proviamo a cambiare i colori, facciamo green e al posto di blu scriviamo yellow e vediamo cosa succede. Riduciamo sempre lo zoom per vedere la tartaruga che va. Tartaruga appare, vedete sempre il nostro colore verde. Ed ecco il nostro disegno, la nostra figura geometrica complessa dove è stato utilizzato un quadrato con il colore verde della penna e il riempimento.
momento in già.